Dopo la stagione molto piovosa dello scorso anno, ci auguriamo e speriamo vivamente che questa estate sia positiva per i nostri operatori. Sicuramente il territorio offre moltissime possibilità, anche se il tempo non dovesse essere proprio dei migliori. Le due proposte dove la Confcommercio è fortemente presente sono appunto le manifestazioni della Notte Nera, che è ormai una manifestazione che si svolgerà il 29 di agosto, la sera del 29 di agosto, dove tutto il centro sarà al buio e ci sarà una proposta molto suggestiva e spettacolare. Un'altra iniziativa importante è il Made in Malga, che quest'anno si svolgerà il 4, 5 e 6 settembre ad Asiago. È una manifestazione ormai arrivata al suo quarto anno di programmazione. Noi siamo fortemente impegnati in questo perché porteremo circa 60 espositori di prodotto tipico della montagna all'interno delle attività commerciali. Per quanto riguarda i distretti commerciali, quali vantaggi sta concretamente portando questo riconoscimento e quali ne porterà probabilmente in futuro? Siamo stati l'unico comune di montagna ad avere vinto questo progetto e i nostri operatori sono entusiasti di poter avere vicino l'amministrazione con dei contributi al 50% per tutte quelle migliorie e quei miglioramenti proprio estetici del centro commerciale all'aperto che fisiologicamente Asiago è.